I riflettori stanno per accendersi sulla 103esima edizione della Coppa Bernocchi. Una corsa che ha scritto lunghe pagine di storia di campioni del ciclismo italiano e internazionale. Ad organizzarla, dal 1919, l'Unione Sportiva Legnanese 1913. Sono Manuel Garate, sono il direttore sportivo della squadra IF Education Easy Post e siamo qui per la funzionatura e il controllo licenze della Coppa Bernocchi. Una delle corse più belle, meno della nostra zona. Mio fratello era Cogliati, un campione olimpionico del 60. Cogliati Ottavio, chilometro, 100 chilometri. Io sono il conservatore del Museo del Ciclismo di Paraviago e vengo praticamente tutti gli anni a questo evento, anche perché mio figlio ha corso da dilettante nella Legnanese. Sono consigliere dell'Unione Sportiva Legnanese. E poi cura la parte quella per allestimento, per cui allestimento partenza, allestimento arrivo, eccetera, eccetera. A margine delle iscrizioni e punzonatura, il secondo convegno di Bicipolitana per un territorio più a misura di bicicletta. Ecco, per questa seconda edizione del Palco Verde organizzato dall'OS Legnanese abbiamo i sindaci dei comune padrone di casa, diciamo, del Castello e della Coppa Bernocchi. Ci vuole un ribaltamento di sguardo perché negli ultimi 60-70 anni abbiamo costruito delle città a misura di auto. Oggi cambiare questa prospettiva è molto faticoso, è molto difficile. Chi crede al fatto che possa essere veramente una rivoluzione per la vivibilità delle nostre città deve lavorare insieme a queste amministrazioni comunali, perché bisogna fare assolutamente un passaggio, un salto di qualità. Non è facile, ma nei paesi, nelle città all'estero, ma anche in Italia, dove ci hanno provato, alla fine hanno raggiunto il risultato migliore, hanno raggiunto l'obiettivo, e vi garantisco, se andate a visitare queste città, si vive veramente meglio rispetto alle città trafficate che noi spesso siamo abituati a conoscere in provincia di Milano. La 103esima edizione della Bernocchi intanto sarà baciata dal sole, non è un dettaglio visto che l'anno scorso hanno preso un bell'acquazzone, ci sono tanti campioni al via perché ci sono tante squadre interessate a fare punteggi e risultati, e quindi sarà un grande spettacolo visto che veniamo da un successo clamoroso di Remco Evenepoel l'anno scorso e quindi ci sarà un degno erede. Il ciclismo è una passione di famiglia che ho ereditato da mio papà, che ha provato a commentare come speaker la Coppa Bernocchi, il trofeo Baracchi, la Coppa Agostoni e altre gare professionistiche. Nel 1967 mio papà mi portò a vedere la Trevalli Varesine e la Coppa Bernocchi e io sono diventato speaker della Trevalli Varesine e della Coppa Bernocchi. Tutto da scoprire. Domani vedremo se l'arrivo sorriderà un campione talentuoso. Tra un momentino sarà qua e verrà da voi. Coppa Bernocchi, io sono un ragazzo di Saronno, corso sempre in bici, quindi per me è storia. Per molti anni era l'ultima gara prima dei mondiali e addirittura l'Unione Sportiva Legnanese metteva mezzo a disposizione per portare i mondiali ai corridori prescelti da Martini. Io mi ricordo bene l'anno scorso, sul piccolo Stelvio, il fiume di acqua che venivano giù mentre i corridori salivano, e vuol dire essere eroi. We'll be right back.
sono corse dure, ci sono corse meno dure. La Bernocchi è fatta così, è bella perché c'è passaggio sul piccolo Stelvio e per me va bene così. Sei pronto a regalare una grande Coppa Bernocchi? Sì, dai, sono pronto, è una bella gara che ho già corso anche in passato. I arrived really late yesterday to Italy, my flight was delayed, so I arrived today, actually in the night, so I'm not the freshest, but we have a really really strong team with the puncher. Abbiamo sicuramente il Lonardi, l'uomo veloce per un arrivo di gruppo, comunque di un gruppo abbastanza numeroso. Circuito del piccolo Stelvio che farà differenza, speriamo non troppa, per riuscire a giocarsi questa Bernocchi volata. From Innsbruck to Legnano, how you feel for this race today? I feel good. I did Emilia and there had a good race for today and yeah, now recover and I'm looking forward today. Oui, on est prêt pour la course, c'est une belle course en circuit, donc on espère que ça va bien se passer. Siamo qui per vincere, abbiamo una bella squadra e faremo del nostro meglio. È una bella corsa, sono già arrivato vicino a vincerla un paio d'anni fa e vediamo, dai, ma noi lotteremo e se sono lì per vincere ci proverò, perché è una delle gare che si avvicinano più a casa mia, quindi ci tengo a far bene. Very happy to be here, my first time racing this race and it's good to be back in Italy. Sì, un petit groupe sprint, on a Davide Ballerini che è très rapide, donc on va essayer de faire la plus belle course possible. It's the first time here. I don't know really the race, but we'll see how it's going and we'll try. Of course we want to try to win the race, but it's not going to be easy. We have a very fast guy here with Andrea and also a good climber, so we hope to play his card in the end. L'anno scorso la diretta della Coppa Bernocchi in 70 paesi ha avuto 1.800.000 spettatori, 300.000 spettatori in Italia e 1.500.000 nel resto del mondo. Quindi cerchiamo di superare, diciamo, quella parte che può riguardare disagi che per un giorno ci sono per questa gara, ma viva la Coppa Bernocchi e viva la nostra città, i volontari e tutti coloro che lavorano e i partner che ci sostengono. Grazie a tutti. Corsa Bernocchi sullo Stelvio. Speriamo che vinca un italiano. Ecco. A me vanno bene tutti, basta che vinca un italiano. Nel senso che la squadra di Tempebra.
tantissimo, sono un grandissimo appassionato di ciclismo, sono qui insomma, per tifare, ho visto anche la Tostoni quando le valli. 10 minuti all'arrivo. Tutta l'Europa sportiva parla di Legnano in questa giornata, è un'occasione incredibile per vedere il ciclismo nel suo meglio e per portare tante opportunità sul nostro territorio, soprattutto in un momento in cui tante persone, tante famiglie, tanti commercianti stanno facendo fatica. Ecco, un evento grande, un evento importante come questo è una risorsa non solo per gli sportivi ma per il nostro territorio. Il volatone in arrivo fra Matteo Trentin con Davide Ballerini davanti. Con Ballerini che ha preso il centro della strada, vai il pallero di prepotenza. La quarta lunghissima di Trentin. Matteo Trentin con Davide Ballerini davanti. Davide Ballerini davanti.